Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Dopo una giornata iniziata non esattamente con il piede giusto, oggi mi è arrivata la webcam. Vi lascerò il link della webcam, il link Amazon per acquistare la webcam in descrizione. Ringrazio ancora una volta il mio caro, adorato, semplicemente Andrea, che mi ha aiutato nella ricerca di questa webcam praticamente in 3 secondi. Io per completezza ho pure voluto guardare la recensione di quei due sul server e anche da parte loro era positivo. Ho fatto un piccolissimo video di prova prima di questo ed è andato bene, per cui è già qualche secondo che parlo, quindi direi di arrivare all'argomento del video che sicuramente avrete letto. Questo video mi è stato richiesto da Sara Magic 15 un sacco di tempo fa, ma proprio tanto, 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 ma tanto. E quindi Sara, anzitutto ti chiedo scusa per questa attesa proprio interminabile e poi per farmi ulteriormente perdonare ti linkerò, questo video con il mio profilo riservato a YouTube dove io e te siamo amici. Sara era incuriosita da un piccolo accenno alla mia spiritualità. Sì, mi piace chiamarla spiritualità perché non è una religione. Spiritualità e religione non sono sinonimi, ragazzi miei, non sono sinonimi. Diciamo che a grandi linee io mi appoggio alla filosofia Wicca, però non mi ritengo un praticante Wicca con tutti gli annessi e connessi, magari vi lascio anche nel box info qualcosa di più informativo sulla Wicca, perché comunque non sono un praticante completo al 100% di Wicca. E diciamo che prendo un po' di Wicca e filosofie orientali in generale. Quindi io credo sostanzialmente in una vita dopo la morte, sì, però non credo che sostanzialmente troveremo Dio, paradiso, angeli e quant'altro. Con tutto il rispetto per i cristiani, che spero che non si offendano perché io li rispetto ed ecco, mi piacerebbe la stessa cosa. Credo che dopo la morte ci siano altre vite, quindi la reincarnazione, buona sostanza. Credo nella reincarnazione sia degli umani che degli animali, perché ho avuto riprove differenti dell'esistenza di questa cosa. Credo nell'immortalità dell'anima, in quanto, vedete voi se considerarla una fortuna o meno, la percezione di alcune persone vicine che hanno lasciato questo mondo e questa cosa nel momento in cui io l'ho accettata, perché io ne sono stato terrorizzato all'inizio, terrorizzato come tutte le cose che non si conoscono, no? Ho la percezione di persone che non ci sono più e questo mi ha aiutato. Mi ha aiutato grandemente a parlare con tutta la serenità possibile della morte di mia nonna, che è avvenuta 13, 14, 15, 17 a luglio, fanno 6 anni precisi, quindi diciamo 5 anni e qualche cosa fa. Però mia nonna non è l'unica persona che ho apprezzato, amato, che percepisco. Spesso percepisco anche la presenza di un fratellino piccolo che non è mai nato, oppure questa sensazione la provo anche quando mi capita di ascoltare una canzone di Mango e di o di Mio Martini, che sono due cantanti che purtroppo ci hanno lasciato in maniere anche abbastanza non belle. Mango è morto cantando.
che è la cosa che suppongo ammazza di più, perché sennò altrimenti ecco non ne avrebbe fatto il lavoro, no? Voi cosa ne dite? Vedete voi come chiamare questa percezione, se volete chiamarla sensitività, se volete chiamarla sesto senso, chiamatela un po' come volete voi. So che a me questa cosa aiuta, aiuta soprattutto nel momento in cui mi trovo a fare dei pensieri brutti, perché dovete sapere che se voi, diciamo, non fate fare la vostra vita il ciclo naturale, potreste reincarnarvi in una ancora peggiore. Dicevo, potreste reincarnarvi in una ancora peggiore e questa non è una cosa che io voglio fare. Voglio terminare nella maniera più naturale possibile quello che sarà il mio ciclo terreno e sperando che non ci siano dopo di me troppe persone che soffriranno, perché io non ho avuto una vita facile e non ho una vita facile, sicuramente ho migliorato nelle cose, però continuo a non avere una vita facile e questo tipo di spiritualità mi aiuta a non impazzire, mi aiuta a non circondarmi di troppa negatività e se succede e se io mi rendo conto che mi sono circondato di troppa negatività, eseguo, sarebbe più corretto dire mi faccio aiutare ad eseguire dei riti di purificazione che di solito sono conosciuti, diciamo così, come rimozione del malocchio, però malocchio mi sembra un termine un po' volto al negativo. Io direi più che si tratta di una rimozione di energie negative dal corpo, ma spesso e volentieri dalla mente. Dico tranquillamente che spesso e volentieri mi sono fatto fare letture dei tarocchi quando c'era qualcosa che mi creava ansia e questa cosa penso piacerà a Sara del canale L'Angolo degli Arcani. So che questo è un argomento che purtroppo spaventa anche molte persone e mi dispiace perché l'unica cosa di cui si deve aver paura è la negatività a questo mondo. Ogni tanto sono soggetto a sogni premonitori, ahimè, quasi tutti negativi, tranne uno o due. Ogni tanto riesco per alcuni secondi ad andare in sogno lucido. Mi piacerebbe provare anche il viaggio astrale, ma non ci sono mai riuscito, perché insomma occorre farlo in un momento di rilassamento e tutta una serie di cose che se volete vi dirò. Bene. Non lo so, io non lo so se ho saltato qualcosa, se ho detto tutto, eccetera, eccetera. Però il video mi segnala che, comprese le parti che taglierò, sono già tipo 11 minuti che parlo. Quindi questo è quello in cui, credo. Fatemi sapere se volete maggiori delucidazioni sui miei contatti con gli spiriti di persone care, se volete maggiori delucidazioni su chi penso abbia vissuto la mia vita precedente, con tanto di foto confronto perché ce le ho, e quindi se volete posso anche parlarvi di chi penso abbia vissuto la mia vita precedente, o meglio, una nelle mie vite precedenti, con tutti i punti che secondo me tornano. Sperando che guardiate tutto il video, vi vorrei annunciare che da ora in poi, siccome stanno togliendo la monetizzazione ai canali piccoli, bla bla bla, invece di farne un video apposito di lamentele che non serve a nulla, sponsorizzerò un canale a video, senza avvisare mai prima la persona interessata. Quindi ogni canale sponsorizzerò,
Buonanotte. Ogni video sponsorizzerò uno o due canali a seconda del tipo di video. In questo caso sono stati tre, però è stato un caso. Bene, basta, basta, sto parlando troppo. È uscito non solo un nuovo video, ma anche materiale per il video bloopers, che non so quando uscirà perché voglio raccogliere un po' di video prima. Vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, attivare la campanella per non perdere i prossimi video, che ora è più importante che mai, e noi ci vediamo al prossimo.